In collaborazione con Marco Cetilar, Hosys Technology, GFN Gibellato. Cari amici telespettatori, ben ritrovati da Floriano Omoboni, seconda parte di Sportador.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata allo sport e al turismo. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi estivi ed invernali che parlano di mare e di montagna, sulle migliori TV private italiane, diverse TV nazionali ed alcune TV internazionali. Potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive sul sito Sportador.tv, ora anche con il vostro telefonino Smart TV e personal computer. Puntata tutta dedicata alla vela, siamo in Sardegna a Porto Cervo per parlare della 29esima edizione della Maxi Yacht Rolex Cup, 41 barche al via, prima edizione di questo grande evento nel lontano 1980, un evento organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda che quest'anno festeggia i 51 anni di storia, e Lima, l'International Maxi Association, con il nuovo presidente Benoit de Froidmont. 5 giorni di regate per la prima settimana di settembre, un settembre molto importante per il mondo della vela in Costa Smeralda, dopo i Maxi gli Suom e poi a seguire la Perini Cup, un evento che ha richiamato tanto pubblico, tanti regatanti, eventi che fanno bene all'economia della Sardegna. Maxi Yacht Rolex Cup, 41 barche al via divise in 5 raggruppamenti. I Maxi sono imbarcazioni che vanno dai 18 a oltre 30 metri, i mini Maxi dai 18 ai 24, poi Maxi da 24 409 ai 30 metri e 50, super maxi oltre i 30 metri e 51 centimetri. Queste sono le tre classi generali, poi divise e distinte fra i maxi race e racer cruise, quindi con allestimento appunto da regata o da crociera. Al via qui anche i Wally, le imbarcazioni prodotti dal famoso cantiere curato da Bassani, e soprattutto i Southern Wind, anche che facevano parte dell'altro gruppo, e la novità importante di quest'anno Super Maxi che raccorrevano insieme ai J-Class. I J-Class sono imbarcazioni degli anni 30 del secolo scorso, imbarcazioni create per correre negli anni 30 in Coppa America, imbarcazioni storiche bellissime che hanno quasi 100 anni di storia ma che sono in effetti molto ammirate, sono fra le più importanti. Nelle varie categorie, dicevamo appunto, divise in base alla lunghezza, nella Wally a vittoria è andata Wally 100 Tango, in prima posizione, in seconda è arrivato il V80 Lyra, e in questo per quanto riguarda la classifica della Wally Class. Nelle Maxi 72, campionato mondiale, la vittoria è andata a Momo di Dieter Schön, navigatore Michele Ivaldi, già campione del mondo questa imbarcazione nel 2017, secondo è arrivato Cannonball di Dario Ferrari, in terza posizione Proteos di Tommaso Chieffi. Questo per quanto riguarda i Maxi. Nella Super Maxi ha vinto il J-Class Topaz del 1933, navigatore Nacho Postigo, ex di Mascalzone Latino, davanti a Velsheda e Sveva, altre imbarcazioni degli anni 30. Quest'anno è stato fatto un nuovo sistema di compenso studiato appositamente per questa classe. Senza questo compenso il vincitore sarebbe stato Svea. Diciamo che sono stati messi insieme i super yacht moderni oltre i 30 metri con queste imbarcazioni. Poi nella classe Maxi la vittoria è andata al Southern Wind, grande Orazio di Massimiliano Florio, davanti a Vera, l'ex My Song di Pigi Loro Piana, e terzo Rambler R88. Questo per quanto riguarda i Maxi. Nei mini Maxi invece, nel gruppo 1, il protagonista è stato Super Nicca di Roberto Lacorte, che grazie al suo formidabile equipaggio con il tattico triestino Lorenzo Bressani, l'olimpionico portoghese Diego Caiolla, il chioggiotto Enrico Zennaro, Andrea Fornaro, Alessio Razzetto della veleria Norsel e Anicchi Mosca, protagonista di Coppa America di Azzurra nel 1983, qui parlando proprio di Azzurra avete visto una barba bianca del grande Mauro Pellaschè, ha vinto nettamente il Super Nicca di Roberto Lacorte, quarta partecipazione per lui qui ai Maxi, terza vittoria 2015, 2017 e 2018, una grande stagione per l'amministratore delegato del gruppo Farmanutra, delegato oltre ad essere vicepresidente Roberto Lacorte.
la corte e amministratore delegato del gruppo Pharma Nutra, quotato in borsa, al volante della sua macchina corre la 24 ore di Le Mans, lui, lo ricordiamo, è anche pilota ufficiale del Cetilar Villorba Corse, ha corso Le Mans e tutte le gare dell'Europea Le Mans Series, e poi si diletta al timone della sua imbarcazione, questo Super Nicca, questa imbarcazione di 19 metri costruita in Italia dai cantieri Vismar, ma un progetto di Bruce Nils, e con questo risultato si conferma il grande protagonista del mondo della vela. Ha vinto a Capri nel mese di maggio, è arrivato terzo alla 151 trofeo Cetilar il primo weekend di giugno, una regata che è giunta solamente alla nona edizione, che da Marina di Pisa, da Livorno, porta fino alla Giraglia, poi alle Formiche di Grosseto, e si arriva a Puntala, 151 miglia il percorso, con oltre 200 imbarcazioni al via, e qui è arrivato in terza posizione, ma vince invece qui i Maxi. Poi lo sentiremo ai nostri microfoni, Roberto Lacorte, che si divide fra la sua passione per lo sport con la vela, grande sciatore, pilota ufficiale appunto del Cetilar Villorba Corse, corre a Le Mans e anche regata con questa imbarcazione, che è veramente un'imbarcazione che è stata progettata per essere più veloce del vento. Infatti è un'imbarcazione che è veramente filante, stringe il vento a 30 nodi, con vento sui 6-7 nodi fa 8-9 nodi di velocità, quindi è più veloce del vento, un'imbarcazione che è veramente bellissima, poi curata anche negli addestramenti interni, e la vediamo protagonista di queste importanti regate. Al secondo posto in questa classe Minimassi gruppo 1, arrivato lo Suom Lorina 1895, e poi Wallino di Benoit de Froidmont, il nuovo presidente dell'IMA, International Max Association. Nel gruppo 2 ha vinto H2O di Riccardo De Michele, in seconda posizione lo Suom 65 Schirlaff di Giuseppe Puttini, e poi lo Suom 651 Lunz Mer di Marietta Strasoldo. Tanti Suom presenti, perché a seguire, dopo le regate Maxi, la settimana successiva si è disputata la regata biennale della Suom Cup, 20ª edizione, con 110 barche al via, imbarcazioni provenienti da 17 nazioni, una regata biennale dove di Suom sono queste imbarcazioni costruite in Finlandia dal famoso cantiere Nautor, che è di proprietà di Ferragamo, della famiglia Ferragamo, di Leonardo, ex Flying Dutch, ma quando era giovane assieme al fratello, ora è al timone della sua azienda Ferragamo, grande nome nel mondo della moda, ma si è comprato questi cantieri. Direttore generale Enrico Chieffi, grande velista, anche lui mondiale star, mondiale nei 470, fratello di Tommaso Chieffi, che prosegue la grande tradizione di questi due grandi campioni di Carrara del mondo della vela. Questa Suom Cup, diciamo brevemente chi sono i vincitori, ha vinto Pil Play nella Maxi Class, Solte nel Grand Prix, Sig Jagua nella Sparkman e Stephen Class, nel campione del mondo è il club classe Suom 50, è One Group, mentre il titolo ridato nella Suom 45 Class è andata a Porron 9, e nel club Suom 42 Mela ha vinto il titolo europeo. Queste a seguire. Invece, rientornando nella nostra Maxi Rolex Yacht Cup, supportata come sempre dal grande sponsor che è Rolex, uno dei marchi leader nel mondo dell'orologeria a livello mondiale, supporta e segue tanti sport, soprattutto la vela, che supporta le regate più importanti del mondo della vela, come le regate biennali del Fastnet, come la Malta Middle Sea Race poco a fine ottobre, come la Sydney Hobart il giorno di Santo Stefano 26 di dicembre, poi la Giraglia e tutte le regate organizzate dai più importanti circoli velici del mondo. E questo è l'arrivo appunto vittorioso, la premiazione, come vedremo, ecco qui proprio, vedete, con la moglie. Questo è il tuffo finale di tutto il team Super Nicca, che vince per la terza volta su 4 partecipazioni qui la Maxi Rolex Yacht Cup. Un complimenti a tutti. Questa è la premiazione, la famosa piazzetta azzurra, con il comodoro dello Yacht Club Costa Smeralda Riccardo Bonadeo, il vicepresidente Paolo Boiocchi, il presidente di Rolex Italia Gianriccardo Marini e il neoeletto presidente dell'IMA Benoit de Froidmont. Ecco qui la premiazione del Super Nicca con l'armatore Roberto Lacorte, vincitore di questa 29ª edizione della Maxi Yacht Rolex Cup. Roberto Lacorte, che sentiamo ai nostri microfoni. Noi ci vediamo settimana prossima, il tempo purtroppo è terminato. Ciao, alla prossima occasione dopo l'intervista.
Il mio sorriso, il mio stato, di solito il bagno subito dopo la regata non lo si fa mai, lo si fa solamente quando si vince. Oggi abbiamo vinto, sono finito in acqua giustamente per onorare questa settimana che il mio equipaggio Supernica ha condotto in maniera magistrale. Ripeto, proprio il mio equipaggio Supernica, con un grande ringraziamento al mio equipaggio che ha fatto un lavoro pazzesco, incredibile, in tutte le condizioni sia di vento e di mare e in tutte le condizioni di tipologia di regata, sia nelle regate costiere e sia nelle regate a bastone. Abbiamo tenuto sempre uno scoring pazzesco, 3 primi e 2 secondi, e grazie a questo scoring con un giorno d'anticipo abbiamo vinto per la terza volta la Maxi Otrolex Cup. È un progetto questo, dietro c'è un progetto voluto da me insieme al mio equipaggio, con il grande supporto di mia moglie Luisa, che era veramente un'armatrice con la maiuscola e che dà tanta forza e energia a tutti i progetti che sono intorno al mondo della vela. E questo ulteriore grande successo Supernica giustifica tutto quello che sta nascendo in questi giorni qua intorno ai progetti futuri, che ce lo meritiamo tutti quanti di andare avanti con l'esperienza di Supernica, che ripeto è un progetto tarato dal lungo termine, con degli obiettivi ben precisi, e sono stati colti. Quindi è un gruppo bellissimo con il quale è un grande, grande piacere lavorare e cercare di avere risultati. Toyo, Adrenaline Addicted. Quando il gioco si fa duro e per le sfide di ogni giorno c'è Cetilar. Doppia forza al tuo massaggio. Il massaggio con il nuovo Cetilar aiuta a ridurre il dolore articolare. Osis Technology. Nei nostri tubi scorre passione. Salice, fatti di sport. GFN Gibellato. Collaborazione con Toyo, Adrenaline Addicted, Hosis Technology, Cetilar.